in questi 20 mesi con tutte le difficoltà che ci sono state, pandemia, guerra, crisi energetica, necessità poi di rispondere a queste sfide, voi avete svolto un servizio straordinario, ai cittadini, aiutandoli a seguire, a comprendere quello che avviene spesso nel palazzo e spesso viene visto come misterioso. Un servizio straordinario alla democrazia italiana. Voi siete una stampa libera e avete avuto dal Presidente del Consiglio, da me, il rispetto che si deve a una stampa libera, rispondendo alle vostre domande al meglio possibile, con la massima sincerità, la massima chiarezza. E veramente questo, oltre al fatto che occorrerebbe sempre farlo, ma è anche un segno di profondo rispetto nei confronti vostri, nei confronti della stampa. Il vostro servizio a favore alla democrazia rimane fondamentale e questa è una cosa che voi sentite profondamente, non ha bisogno di essere richiamata da me. È stato anche, devo dire, una collaborazione piacevole anche dal punto di vista umano. Il fatto di rivedere i vostri visi con regolarità, nessuno di voi si aspettava che avremmo fatto così tante conferenze stampa. E anche con tranquillità, perché queste conferenze stampa duravano spesso ore indefinite. Quindi anche poi dopo io venivo rimproverato naturalmente perché avrei dovuto dire no, una domanda sola, sono riuscito a dirlo una volta sola. E basta, ora basta con le domande. E non riuscivo spesso a dirlo. Quindi grazie anche di questo. Poi vorrei un ultimo ringraziamento darlo a tutto lo staff della comunicazione di Palazzo Chigi, sia per come diciamo, ha seguito questo dialogo di questi 20 mesi tra voi e me, e sia anche per tutta la campagna di comunicazione che è stata fatta sul PNRR, che è stata e sarà molto importante. Grazie ancora. Grazie a lei. All'indomani del crollo, all'Università di Cagliari si fa la conta dei danni. La palazzina che ospita le facoltà umanistiche ha ceduto improvvisamente. Non ci sono stati feriti, ma tra gli studenti la paura lascia adesso spazio alla rabbia. È stata dura quando appena siamo arrivati. La preoccupazione è che ci potesse essere qualcuno. Noi facciamo lavori di manutenzione ordinario ovunque. Gli studenti hanno protestato davanti al rettorato, una manifestazione organizzata in poche ore sui social. Abbiamo pensato che si sarebbe potuto verificare davvero una tragedia. Infatti abbiamo subito pensato che ci fosse qualcuno sotto. Quindi davvero ci siamo preoccupati, spaventati, questo era il sentimento anche di tutti gli altri studenti. Siamo qua per cercare di capire effettivamente quali siano state le cause del crollo, di cui ancora non si sa niente, perché se ci fossero veramente delle mancanze da parte dell'Ateneo siamo pronti a far sentire la voce negli organi in cui siamo e avere risposte certe, sicure. Abbiamo rischiato la vita inconsapevolmente perché ci potevano essere delle persone là dentro. Buongiorno a tutti dal Senato, Palazzo Giustiniani. Oggi è un giorno speciale per me. L'assoluzione dei miei genitori mi riempie il cuore di gioia, mi fa fare tanti pensieri, alcuni dei quali saranno contenuti nel libro Il Mostro 2, edizione aggiornata che uscirà alla fine di novembre, ma intanto c'è solo un pensiero, che è quello di dire auguro a tutti voi di non vivere mai quello che hanno dovuto vivere i miei genitori. E rispetto alle questioni politiche, oggi si vota per la vicepresidenza delle assemblee, ci sono 4 posti per le opposizioni, ci sono 3 opposizioni, 5 Stelle, PD e centrosinistra, noi. Cosa hanno fatto PD e 5 Stelle? Hanno fatto l'accordo per tagliarci fuori. Pensate che quando nel 2013 fecero una cosa simile, noi demmo i voti a Di Maio perché i 5 Stelle potessero esprimere un vicepresidente, perché è un principio di buona condotta parlamentare. PD e 5 Stelle, con la loro arroganza, hanno scelto di tenerci fuori e noi resteremo fuori dall'aula e porteremo il tema al Presidente della Repubblica.
È in forte crescita in Italia il mercato del noleggio di beni strumentali per le imprese, che tra gennaio e agosto del 2022 ha generato un business da 926 milioni di euro. Un settore in salute, e lo conferma Grenke, che cresce del 78% rispetto ai primi 8 mesi del 2021. I numeri sono stati resi noti nel corso dell'inaugurazione della nuova sede della società a Milano. Questo è un mercato che vale quest'anno circa 1 miliardo di euro in Italia, suddiviso in vari segmenti a seconda del ticket o della dimensione del contratto medio. È un prodotto molto trasversale, quindi è utilizzato sia dalle grandi aziende corporate a scendere fino anche al libero professionista. Ecco, un prodotto molto orizzontale e democratico, direi. Nel settore, nella fascia più bassa, che noi definiamo quella dello small ticket, intendendo fino a 25.000 euro di valore dei beni, Grenke detiene una quota di mercato di quasi il 50%. Il nuovo quartier generale in Italia di Grenke si trova al quinto piano del rasoio, a fianco del bosco verticale. Gli spazi sono stati concepiti per migliorare il benessere dei dipendenti, ispirandosi alla psicologia ambientale, inserendo ad esempio pareti blu, piante verdi e musica in sottofondo. È una nuova sede che viene incontro alle mutate esigenze dei dipendenti. I 2 anni che ci siamo lasciati alle spalle hanno sicuramente cambiato le abitudini delle persone. Noi abbiamo iniziato già nel 2020 con un progetto di smart working che continua, molto evoluto. Le nostre persone possono lavorare da casa o da dove preferiscono per 4 giorni alla settimana. Questa nuova sede vuole essere un punto di incontro e di contaminazione delle idee, quindi i dipendenti di Grenke possono venire in sede quando vogliono, in un ambiente gradevole e che contribuisca al loro benessere e alla loro produttività. Accelerare l'elettrificazione del trasporto pubblico locale, coniugare sostenibilità e inclusione e fornire un servizio essenziale per gli studenti. Sono le linee guida della partnership tra Enel X e Arriva Italia, grazie alla quale Roma ha a disposizione nuovi mezzi elettrici dedicati al trasporto scolastico degli alunni con disabilità. Enel X fornisce un pacchetto completo che prevede 20 bus elettrici, l'installazione di una cabina di medio-bassa tensione, la manutenzione e la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili. Questa operazione è importantissima perché in particolare su un comune come quello di Roma, quindi molto grande, il comune più grande in Italia, fa sì che si possano fornire degli autobus elettrici in modalità completamente nuova. La modalità è modalità cosiddetta as a service, quindi il comune paga per chilometro fatto dall'automezzo stesso. Ed è un concetto completamente nuovo messo a disposizione da Enel nei confronti della pubblica amministrazione e di chi lavora con la pubblica amministrazione, quindi concessionari, perché dà la possibilità di un rapido confronto tra quello che è il prezzo dell'elettrico rispetto al prezzo della mobilità tradizionale. Pensiamo che questo sia poi quello che permetterà alla pubblica amministrazione e ai concessionari effettivamente di fare il cambio. Siamo molto orgogliosi che un pezzo di trasformazione della mobilità in questa città parta da qui, da un servizio che coniuga 2 diritti molto importanti, quello allo studio, un diritto costituzionale, e quello all'inclusione, che distingue la scuola italiana rispetto alla scuola negli altri paesi europei. Tra l'altro proprio le giovani generazioni denunciano una crisi climatica dirompente e interrogano i governi e le amministrazioni a dare una risposta. Modificare le flotte per i servizi di trasporto con sistemi a più basso impatto ambientale è una strategia per dare una risposta a questa grande emergenza. I nuovi bus elettrici entrano a far parte della flotta di Arriva Italia, che in partnership con Meditral gestisce il servizio di trasporto di studenti con bisogni educativi speciali e a ridotta capacità motoria nel comune di Roma. Un servizio molto, molto importante, che ha una qualità elevata non solo per il fatto che abbiamo dei mezzi nuovi elettrificati, zero emissioni, ma anche importante perché comunque gli studenti a bordo beneficiano di una serie di supporti anche di carattere sanitario, c'è il defibrillatore, c'è un servizio di telemedicina, insomma ci sono tutta una serie di aspetti che fanno la qualità del servizio. In occasione del Giubileo d'oro della sua fondazione e come segno di ringraziamento a Dio per questo, l'Istituto Ecumenico Tantur di Gerusalemme ha organizzato una serie di iniziative ecumeniche dal 10 al 14 ottobre. Ed
La missione dell'Istituto Ecumenico Tantur è servire l'ecumenismo, cioè condurre un dialogo ecumenico e soprattutto favorire la comprensione reciproca per costruire ponti. All'apertura delle celebrazioni erano presenti il nunzio apostolico in Israele e Cipro e delegato apostolico a Gerusalemme in Palestina, Monsignor Adolfo Tito Iana, Monsignor William Sciomali, vicario patriarcale per Gerusalemme e la Palestina, e Monsignor Giacinto Bulos Marcuzzo. Hanno partecipato esponenti di varie confessioni cristiane, tra cui il patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, Teofilo III, e rappresentanti dell'Università Cattolica di Notre Dame, che ha stretti rapporti con l'istituto. La continuità nel lavoro dell'Istituto e la celebrazione del Giubileo d'Oro è un segno del compiacimento di Dio per quest'opera. Monsignor Sciomali ritiene che l'opera ecumenica sia in armonia anche con il cammino sinodale. Ci auguriamo che questo Istituto continui a operare e raggiunga i suoi obiettivi, per favorire l'avvicinamento e l'unità tra le chiese cristiane, in un'ottica anche di convivenza con persone di altre religioni. Il cammino sinodale comporta anche il cammino insieme ai non cristiani, per raggiungere la convivenza. L'Istituto Ecumenico Tantur ha iniziato le sue attività nel 1972 per realizzare la visione di Papa Paolo VI e di alcuni osservatori protestanti e ortodossi nel Concilio Vaticano II. L'idea trovò terreno fertile nell'incontro tra il Papa e il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli a Tenagora, a Gerusalemme, nel 1964. We have journeyed long together, we have met, we have already. Abbiamo fatto molta strada insieme, ci siamo incontrati e ora stiamo raccogliendo i frutti di guardarsi e capirsi. Fruits of understanding, of looking at each other, not with antagonism, not with suspicion. Il nunzio ha portato un messaggio di auguri da parte di Papa Francesco, che sottolinea la necessità di continuare a camminare sulla via irreversibile dell'azione ecumenica per raccogliere più frutti in futuro. We have the same, we have faith in the same God. We have our faith founded in Christ. Crediamo nello stesso Dio e la base della nostra fede è Gesù Cristo, che è nato per noi. Accettare questo ci aiuta ad andare avanti, passo dopo passo, per raggiungere l'obiettivo che tutti noi ci proponiamo. L'unità tra i cristiani sarà un dono dello Spirito, ma per questo dobbiamo preparare la terra. That we all pray for the Christian unity, that will be the gift of the Spirit. But we have to prepare the ground. Il programma della celebrazione del Giubileo d'Oro comprende anche visite alle chiese greco-ortodossa, armena, siriaca e copta a Gerusalemme per approfondire la conoscenza della storia e delle radici di queste chiese. Non solo per conoscere meglio la loro storia, ma per conoscere meglio la loro fede, le loro celebrazioni liturgiche, ma anche per sperimentare la ricchezza delle loro preghiere. Il programma della celebrazione prevede anche la preghiera con i fratelli della comunità di Tese, che dal 2010 collabora con l'Istituto Ecumenico. Oggi l'Istituto continua ad accogliere molte persone da tutto il mondo che contribuiscono all'opera ecumenica e continua l'opera iniziata dal Concilio Vaticano II qui a Gerusalemme, dove Gesù ha pregato: Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato perché siano una cosa sola come noi. Lo Studium Theologicum Salesianum di Gerusalemme è sede della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Salesiana di Roma. Attualmente offre agli iscritti la possibilità di conseguire la laurea in teologia al termine di un percorso di studi di 4 anni. Il titolo accademico che viene rilasciato ai laureati è di diritto pontificio. I corsi garantiscono un'ottima formazione per salesiani, religiosi, seminaristi diocesani e laici che desiderano studiare teologia cattolica nella culla del cristianesimo. Quest'anno abbiamo 50 studenti provenienti da 20 paesi. Quello che offriamo qui al Campus Gerusalem è il primo ciclo di teologia, il che significa che alla fine del quarto anno di programma ricevono il baccellierato in teologia.
Infatti è per questo che vogliamo mantenere il campus a Gerusalemme, perché abbiamo la possibilità non solo di studiare la teologia, ma anche di visitare i luoghi di Gerusalemme e della Terra Santa. Come si dice, la Terra Santa è il quinto Vangelo. Questo dovrebbe aiutarci a capire meglio anche la scrittura e la teologia. Sabato 15 ottobre, l'inaugurazione dell'anno accademico si è aperta con il canto Amazing Grace e il saluto di benvenuto a tutti i convenuti da parte di Don Andrei Toceschi, presidente dello Studium. Don Andrei ha ricordato alcuni momenti significativi dello scorso anno ed ha presentato i nuovi studenti e i professori. All'esterno è stata scattata la tradizionale e simpatica foto di gruppo che contraddistingue ogni nuovo anno che inizia. Il momento centrale della mattina è stato dedicato alla Lectio Magistralis dal titolo Reciprocità tra fede e sacramenti, pronunciata dal professor Don Andrea Bozzolo, rettore magnifico della Pontificia Università Salesiana a Roma. Don Andrea Bozzolo ha inizialmente presentato le situazioni pastorali che sfidano la vita della Chiesa oggi. Dopo un breve excursus storico, si è poi soffermato ad analizzare la pericope evangelica di Giovanni 6, il discorso sul pane della vita. Ha quindi evidenziato come le radici biblico-teologiche siano necessarie ed indispensabili per elaborare le indicazioni per la pastorale contemporanea. Cerco di sottolineare soprattutto come la fede non sia solo qualcosa di mentale, una convinzione interiore, ma coinvolga veramente tutta la nostra vita. La fede è un incontro personale con il Signore crocifisso e risorto che ci viene incontro nella liturgia. Per questo i sacramenti, la liturgia, non sono qualcosa che si aggiunge alla fede, ma al luogo fondamentale in cui vive. Lo Studio Theologicum Salesianum è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e si trova soli 20 minuti a piedi dalla città vecchia di Gerusalemme. I corsi sono tenuti in inglese e gli studenti provengono da tutti i paesi del mondo. I'm in my fourth year now, so I'm a deacon and I've been here for 3 years. I'm from Uganda. Sono al mio quarto anno, sono un diacono, sono qui da 3 anni. Vengo dall'Uganda, dalla provincia dell'Africa dei Grandi Laghi. Sono davvero felice e colpito di essere qui a studiare in Terra Santa. Ha molti vantaggi, soprattutto la visita ai luoghi santi e la visita ai luoghi dove Gesù stesso ha camminato. Mi fortifica, rafforza la mia fede e mi dà un buon bagaglio per le persone e i giovani che mi aspettano a casa dopo il mio status. Mi sento davvero felice di essere qui e non ho rimpianti per questo posto, perché questo college ci dà l'opportunità di mescolarci tra di noi, studenti di diversi paesi, persone provenienti da diversi continenti. Questo ci dà l'opportunità di scambiare le nostre idee, non solo idee, ma anche le nostre differenze culturali, e ciò rende questo college un luogo ricco. Lo Studium Theologicum Salesianum prosegue la tradizione accademica dell'ex Centro Salesiano di Studi Teologici, fondato a Betlemme nel 1929, poi trasferito a Tantur nel 1949, in seguito a Cremisan nel 1957 ed infine a Gerusalemme nel settembre 2004. Acquisti comuni di gas è un meccanismo nuovo per determinarne il costo, ma non il tetto proposto da diversi stati, tra cui l'Italia. Sono due i pilastri del nuovo piano della Commissione europea per affrontare la crisi energetica e che passa ora al tavolo del Consiglio europeo per l'approvazione degli stati membri. Il progetto prevede l'introduzione di un nuovo meccanismo di riferimento per stabilire il prezzo del gas, diverso da quello che si definisce sul mercato energetico di Amsterdam, dove si sono verificati in questi mesi i forti rialzi. Al nuovo meccanismo lavorerà l'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. In attesa che venga messa a punto nei dettagli questa riforma, la Commissione propone di affrontare l'emergenza con un limite dinamico al prezzo, da attivare se i costi dovessero andare di nuovo fuori controllo.
Il meccanismo temporaneo vieterebbe sul mercato di Amsterdam transazioni a un prezzo superiore al limite dinamico, che sarà calcolato di volta in volta prendendo come riferimento una media delle quotazioni su altri mercati finanziari internazionali. Il piano contiene anche meccanismi di acquisti comuni di gas, per sfruttare una maggiore capacità negoziale e ottenere quindi i prezzi più bassi, ma anche solidarietà nelle forniture, nel caso in cui alcuni Stati membri si trovino a far fronte a una improvvisa mancanza della materia prima. È da mesi che gli Stati membri stanno negoziando soluzioni comuni per far fronte ai rincari del gas, ma la mancanza di un accordo ha spinto la Commissione a togliere dal tavolo gli elementi più controversi, con l'obiettivo di arrivare a un'approvazione nel Consiglio europeo. Il 28 ottobre partiranno le selezioni ufficialmente di Una Voce per San Marino per quanto riguarda Eurovision Song Contest della Repubblica di San Marino. Voglio ricordare che l'anno scorso ha partecipato tra gli altri anche Achille Lauro ed è arrivato in finale, quindi in qualche modo, voglio dire, ci siamo giocati la nostra carta a Torino, come si è ben visto. Abbiamo un numero di iscritti quest'anno particolarmente importante, molto più alto nella stessa data, diciamo, riferito all'anno scorso, di quello che ci si aspettava. La selezione è cambiata perché è cambiato il regolamento, quindi quest'anno, diversamente dall'anno scorso, sia i big che gli emergenti se la giocheranno al pari fin dall'inizio. Quindi questa è la novità assoluta quest'anno dell'Eurovision in salsa sammarinese, che si chiama come contest Una Voce per San Marino e che porterà il vincitore di Una Voce per San Marino a giocarsela con tutti gli altri concorrenti dell'Eurovision.